torna con grande clamore l'evento più atteso dell'estate di Francavilla, la festa di San Franco Patrono e i fuochi sul lungomare dopo lo stop imposto dalla prefettura nell'estate 2021, con grande volontà da parte dell'amministrazione comunale rispettando le sempre più stringenti normative di sicurezza imposte dalla prefettura e dai vigili del fuoco, a cavallo tra mercoledì 18 agosto e giovedì 19, allo scoccare della mezzanotte, il lungomare della cittadina michettiana si è illuminato come un'enorme tavolozza di colori di un enorme pittore. Una miriade di forme, colori ed emozioni hanno preso vita dai tantissimi punti lungo i circa 7 km di costa. Baia delle Sirene, l'approdo Bagni Marcello, Siesta Nausica Beach, Rudigia, Baia Ibe, è nata una stella, La Murena, Guardia Costiera, Il Faro, Spiaggia Libera, ex Isola del Sole, Blue Marine, naturalmente Il Pontile, Spiaggia Libera 27, Oltremare, Spiaggia Libera 83, Bella Vita Rosa dei Venti, Spiaggia Libera 33, Spiaggia Libera 36, Summertime e Mambo. Una tradizione secolare dunque torna nuovamente in vita, illuminando per una sera la cittadina rivierasca. Le parole e la soddisfazione del primo cittadino di Francavilla al mare, Luisa Russo. L'emozione è tanta, sono le prime feste patronali con la mia amministrazione, con l'amministrazione da me guidata, quindi c'è tanta emozione e c'è stato tanto lavoro. Le feste sono iniziate, siamo partiti già da qualche giorno, ieri c'è stato il concerto di Gianluca Grignani, ma questa sera il grande evento dei fuochi a mare. Tantissime persone che accorrono, anche perché ricordiamo, non la fermata la pandemia, purtroppo i roghi di Vampati lo scorso anno hanno dato un brusco stop a questa manifestazione che è decennale. Sì, è una manifestazione direi secolare più che decennale. L'anno scorso non è stato possibile svolgerla per il problema appunto degli incendi in corso in quei giorni, e nonostante il grande impegno che ci avessimo messo, quest'anno ovviamente torniamo, quindi con un anno di stop, ma quindi c'è maggiore attesa addirittura, quindi le persone sono veramente molto contente di poter trascorrere questa bella serata. Maggiore attesa, maggiore procedure ovviamente di sicurezza, c'è stato un piccolo battibecco con la prefettura che però si è risolto. In che modo e come appunto è stato possibile svolgere questa bellissima manifestazione con queste persone che sono accorse a Francavilla, un gran numero? Sì, c'è stata una nota della prefettura con la quale venivo invitata mi venivano indicate delle prescrizioni proprio per consentire una maggiore sicurezza dei cittadini. Ho preso atto di queste prescrizioni, c'era un suggerimento a svolgere i fuochi solo dal pontile, ma ormai noi eravamo organizzati e preparati per svolgere questa manifestazione con i fuochi diffusi sul territorio, così come è avvenuto nel 2020. Abbiamo quindi preso atto di tutte le prescrizioni e indicazioni dettate dalla prefettura, che voglio anche ringraziare perché ovviamente ci hanno aiutato a migliorare il nostro piano di sicurezza. Abbiamo indicato le nuove misure di sicurezza e con un'autorizzazione sindacale ho autorizzato questa manifestazione, quindi è tutto rientrato. Credo che la collaborazione tra istituzioni porti proprio a raggiungere l'obiettivo. Anche perché nelle suggestive immagini che stiamo guardando del drone messo appunto in auge dall'amministrazione da lei guidata, non è un evento che abbraccia solo la parte centrale di Francavilla ma tutta la riviera e perché no tutto il territorio. Sì, è un evento che per la prima volta si è svolto in questa modalità nel 2020, proprio per evitare gli assembramenti a causa del Covid. È stata una tipologia che è piaciuta molto e abbiamo voluto ripetere proprio per evitare che le persone si assembrino tutte insieme in un unico posto, anche proprio per motivi di sicurezza, non tanto di Covid, per migliorare la viabilità, il traffico e per consentire a tutte le attività di lavorare. Tant'è vero che per la prima volta quest'anno abbiamo avuto un contributo importante da parte del Consorzio Città di Francavilla, costituito fondamentalmente da balneatori, che con oltre 10.000 euro ha voluto partecipare e sponsorizzare questo evento. Anche perché dopo questi anni difficili, ossigeno pure, energie pure per questo bellissimo territorio, questa bellissima città.
Sì, assolutamente. Ovviamente questi eventi vengono organizzati per portare economia alla città, c'è tutto un movimento economico, non solo delle attività balneari, ma di tutte le strutture commerciali, le strutture ricettive e tutto l'indotto. Quindi noi lavoriamo per questo, lavoriamo per destagionalizzare il turismo, siamo partiti già da maggio, l'estate non è finita, continueremo anche dopo i fuochi, quindi tutto ciò per portare economia a una città che vive principalmente di turismo. Ecco appunto, non solo però San Franco, perché Francavilla si è resa un po' protagonista durante tutta la stagione balneare, tanti eventi, tanti concerti, tante rassegne culturali, e questa, come diceva lei, non è solo, diciamo, l'ultimo, concederà tutta l'ultimo sparo, ma ce ne saranno tanti altri. Sì, ce ne saranno tanti altri, il prossimo più importante è quello del Cenacolo Michettiano, tanto atteso, che si svolgerà il 26, 27 e 28 agosto qui nel Paese Alto, quindi nel cuore storico, nel cuore pulsante di Francavilla, una manifestazione bellissima, invito tutti a partecipare, ci saranno poi tante altre manifestazioni che andranno ad arricchire la stagione estiva. È stata una stagione in cui abbiamo proposto anche nuovi eventi rispetto agli anni precedenti. Voglio ricordare proprio tra i tanti il Festival delle Narrazioni, Squilibri, che ha anche ospitato i finalisti del Premio Strega, oppure la rassegna di cinema e psicanalisi, che è pure stata una novità, che si sono andate ad aggiungere, alzando il livello culturale, a Filosofia a Mare, Lampi d'Agosto, Adriatic Film Festival e così tanto. Quindi non solo divertimento e intrattenimento, ma anche delle bellissime serate con un ottimo livello culturale. Ecco appunto, una piccola provocazione, non solo un calendario estivo, ci sarà anche una kermesse autunnale e invernale per non incorrere nel classico errore di far morire queste città ricchierasche durante la stagione un po' più brutta. Partiremo sicuramente con il cartellone del teatro, sicuramente ci sarà una stagione teatrale, abbiamo uno splendido auditorium nel Palazzo Sirena che ci consente di avere una bella stagione teatrale. L'anno scorso l'abbiamo organizzata, seppure ero stata eletta da poco, quest'anno avremo più tempo per organizzarla al meglio, quindi sicuramente anche l'inverno, insomma, potrà garantire un bel intrattenimento. Insieme a tanti altri lavori in corso. Il lavoro da fare è sempre tanto e adesso ripartiamo, abbiamo ottenuto tanti finanziamenti grazie al PNRR e al grande lavoro degli uffici e nostro per partecipare a tanti bandi, adesso si tratta di progettare, e già lo stiamo facendo, e portare sul territorio queste grandi opere. Parliamo di rigenerazione urbana, opere per il dissesto idrogeologico, abbiamo appena avuto la notizia proprio di ieri e siamo stati ammessi a un finanziamento per la realizzazione di un nuovo asilo nido, insomma le cose da fare sono tante, tantissime, quindi ci sarà veramente molto lavoro. Anche perché iniziamo a chiudere, l'estate 2022 sarà la primavera cartina al tornasole dopo questi anni difficili con le tante limitazioni imposte dalla pandemia. Sì, quest'estate si è respirata una maggiore serenità, maggiore tranquillità da parte delle persone, la pandemia non è ancora completamente finita, però l'eliminazione delle restrizioni ci ha consentito di organizzare un'estate ancora migliore. Non ci siamo mai fermati, neanche negli anni precedenti nei quali io ero assessore, non ero sindaco, però non ci siamo mai fermati, però ovviamente quest'anno abbiamo potuto fare di più e devo dire che gli anni della pandemia hanno permesso a molte persone di conoscere Francavilla e quest'anno sono tornate perché hanno trovato un'ottima offerta, una città nella quale si vive bene, si trascorrono bene le vacanze. Per concludere, cosa è andato bene, cosa è andato male, è un voto sincero su quest'estate francavillese che ormai purtroppo ci sta lasciando. Non dovrei essere io a dare il voto, dovrebbero essere i cittadini, cosa dire. E io sono molto soddisfatta, soprattutto perché è la prima estate, ho preso appunti anche sulle cose da migliorare. Diciamo 8,5.